ci toccano 2 ore e mezza in un autobus da piedi che avrà le porte tutto il tempo aperte, tutta gente accalcata. Tutti in Laos. Italian Television, one up, ok. La nostra avventura per il Laos comincia adesso, stiamo lasciando Chiang Rai su questo pullman per andare a Wat Sai, la frontiera con il Laos. Attraverseremo il ponte dell'amicizia tra Thailandia e Laos. So 65 till to Chiang Kong and then tuk-tuk. Yeah. 50 okay. more. Yeah. Okay. Okay. I buy bus stop model 100. Okay. Okay. Ha detto che se fai 65 poi prendi il tuk-tuk, se fai 100 andiamo by bus fino in Laos. Non ti è rimasta chiara sta cosa? Gente? Era chiaro? Non era chiaro? Era poco chiaro? Pensavamo di pagare 65, invece sta pagando 100. Dice che ci portano alla frontiera e non dobbiamo prendere tutto. Se è così, non può succedere. Sta di crepa, però insomma, va bene. Comunque questi bus locali sono molto rustici e stiamo molto in fissa. Pure il cambio in batte ti danno? 35 and I can change la money now. Do you want? No, keep? No. Keep. You pay in Thai baht, tuk-tuk 100. Pay in keep, about 40. Okay. Save money. Save money. Do you can change now? Keep. Vuoi cambiare i keep now? Io non ci sto capendo un cazzo. Che se tu cambi keep, non paghi 100, non paghi 40 keep. Capito? Come te vuoi far crepa? In keep, in baht, in dollari, in euro? Yes, in sì. Lao, in Lao, don't baht. Don't baht. US dollar for the visa, finish. Okay. And then only can keep something. Ok. Saves money. Ok. Alla frontiera ci stanno a crepa in tutti i modi. Abbiamo pagato 100 baht per arrivare al confine, in realtà l'abbiamo pagato per arrivare a Wat Sai che è oltre il confine, ma ovviamente il pullman non può arrivare oltre il confine, quindi abbiamo pagato 35 baht in più, random. Poi siamo arrivati qui e ci stanno crepando in tutti i modi con i cambi, stiamo facendo 5.000 cambi di soldi. Ma quindi ti fanno cambiare i soldi? Ma poi su spicciolate, cioè un euro, una cosa, però ti crepano. Parte proposto che ti creperanno e lei è top, perché proprio ti fa save money cose, e intanto te sensifona. Siamo sulla navetta che ci porterà dall'altra parte del Mekong, quindi in Laos. Finalmente in Laos e dovremo fare la visa, speriamo che non ci facciano altri carta vince, carta perde quei soldi. Venghi imbarazzanti? E qui dalla frontiera del Laos per la rubrica Menghi imbarazzanti, il Salting Pack. I'm gonna pay with that to you. 100 sì, okay. Yeah, you pay back the keep, ok. Ok, ok. Completamente lost in translation. Non bisogna mai aggiungere troppe parole. Se sei riuscito a comunicargli il posto,
non devi aggiungere stiamo andando lì o ci puoi portare lì, semplicemente il posto, se lui lo ripete annunciando così. Lo sai. La lingua loro suona in maniera totalmente diversa. È un'altra lingua. Mi sembra che abbia detto ho spaccato la coppa dell'olio, se dovremmo fermare un attimo da Gigetto che la cambiamo al volo e poi invece porto. Credo abbia detto così. Massimo per fortuna va forte con la lingua. Noi abbiamo la sensazione che il nostro tuk-tuk caro si sia scordato di noi e che probabilmente sta andando a casa. Adam's in guest house? No. Vabbè, scendiamo, dai. Stiamo andando a bucare il Gibbon Experience che ci attende domani mattina. Non siamo pronti ancora, ma lo saremo. So tomorrow you have to be here at 8:15 and we're gonna show the video about safety instruction at 8:30 and after that the tour gonna leave at 9. You're gonna be your guide for sure here. They're gonna give you more explanation about how to zipping. When you stop the zip lining, when you stop speed, you have to grab the cable immediately to not slide back. Because the rope, it's a pair like this, fast and slow down and then slide back if you don't grab the cable and then just pull yourself to the platform. Bring your own rain jacket, rain poncho and dry bag. I mean the first day hike is all the way steep up the hill and slippery. 1 or 2 hours you're gonna get to the second zip lining. That's pretty long. That's 340 meters length. I recommend you to wear long sleeve and long trousers for trek because of the bugs. But you can wear shorts as well. You can trek with the shorts, but you have to provide a strong spray, mosquito spray. Do you know how's gonna be the weather tomorrow, more or less? Yes, it will be rain. Yeah? Abbiamo fatto la nostra prenotazione al Gibbon Experience, domani alle 8:15 salperemo per questa grande avventura. Ora siamo a un ristorante sul Mekong. Tommasino aveva ordinato questi noodles alla laotiana, che poi per lui sono troppo di aglio, quindi me li mangio io, ma sono molto buoni secondo me, con i funghi e il pollo. Poi, dici tu, biondina. Io ho preso dei pork gyoza, che sono una sorta di ravioli a vapore in realtà, però fatti con una pasta di riso fritta e poi gli spring roll però laotiani, che sono serviti con una salsa al miele tipo. Gege, la stessa surfa però un bottini di gatto. E Tommy, dici questo stir fry basil che è appena arrivato. Buono, abbastanza piccante già? Però buono. È una delle cose più piccanti che abbiamo mangiato. Mi sta facendo dire tipo mi sta girando la testa da quanto è piccante. Era così greve? Porco due. Greve. Mi formigliano le mani. Pazzesco. E alla domanda, ma lo vuoi un po' piccante questo stir fry basil? Ho fatto tutto. Portato questo. Dici che era meglio l'aglio? L'aglio. T'ho detto, ma sei sicuro? Si può dire che non te l'avesse detto. Giorno 14, ore
8 meno un quarto, siamo pronti per andare al Gibbon Experience. 2 giorni di trekking e zipline per arrivare sulle case sugli alberi più alte del mondo, qui in Laos. Eccoci qua, dopo un'ora e mezza di camion siamo al Bokeo National Park. Questa è la nostra attrezzatura per affrontare le zipline e niente, ora ci faranno fare le prime zipline. Hanno dato una birra calda. Birra calda, e si va. Il trekking è stato molto faticoso, però per una volta ti senti veramente di stare immerso nella giungla. Sei là da solo nella giungla. Matteo, questo è il bagno. Wow! No, vabbè. Ma dove vai? Che non te vuoi lavare? No, mi ha da sbrattare, sì.